questo video parleremo di fantasmi, e non importa se alcuni di voi non crederanno ad essi, che lo vogliate o meno, loro esistono. Ora vi illustrerò i 10 migliori posti in Italia dove è possibile avere un contatto diretto con spiriti e fantasmi. A Torino è possibile recarsi al maniero della rotta di Moncalieri, antico castello abbandonato all'apparenza ma ancora animato dai vecchi abitanti dello stesso, che si aggirano macabramente per gli stanzoni gelidi del castello, dove su tutti padroneggia l'austera figura di un monaco morto durante una battaglia della Guerra Santa, più volte testimoniato da curiosi visitatori che si avventuravano per queste zone. Venezia è sicuramente tra le città d'Italia con il più alto numero di avvistamenti fantasmi. Uno su tutti è nei pressi del Canal Grande, vicino al Ponte di Rialto, dove in alcuni giorni dell'anno è possibile osservare il fantasma di Fosco Loredan, mentre brandisce tra le mani la testa della moglie decapitata, in preda ad un raptus di gelosia. Il castello di Mantova è protagonista di una triste storia. Qui il ricco feudatario Francesco Gonzaga fece decapitare la moglie Agnese Visconti dopo aver scoperto il suo tradimento. Si racconta che dal giorno della sua morte la dama appaia la notte del giorno di Natale, pagando per il castello e urlando perdono al marito per il suo tradimento. Nella bellissima Napoli è possibile visitare la Certosa di San Martino, che oltre ad essere un gioiello architettonico è anche la sede di molti fantasmi. Infatti la leggenda racconta che molti che provarono ad assalirla furono uccisi dalle guardie reali, i cui corpi, mai seppelliti, furono gettati nei sotterranei a marcire, e ancora oggi è possibile udire al tramonto gelidi lamenti provenienti dai sotterranei. A Scogna Sottana, in provincia di La Spezia, c'è la famosa Casa del Violino, denominata così dagli abitanti, perché era abitata da un musicista famoso. Dopo la sua morte, a causa di una lunga e grave malattia, la casa restò disabitata per molto tempo, e aperta a chiunque vi volesse soggiornare, anche per una sola notte. Molti degli accampatori hanno raccontato che alcune notti, il violino del musicista, chiuso in una bacheca di vetro, iniziava a suonare da solo, e nello stesso tempo delle mura della casa si potevano udire forti lamenti, probabilmente del fantasma del violinista. Il castello di Caccamo, a Palermo, è tra i castelli in Italia con più avvistamenti di fantasmi. Infatti, si racconta che per chiunque lo visiti, non è difficile imbattersi nel vecchio signore che lo governava, vestito di indumenti di cuoio e con le orbite degli occhi vuoti, ancora in cerca di vendetta, in quanto gettato ancora vivo nelle segrete del castello dopo una congiura nei suoi confronti. Nella seconda metà del XIV secolo, Bernarda, figlia naturale di Bernabò Visconti, fu rinchiusa nella rocchetta di Porta Nuova per adulterio. Bernarda spirò pochi mesi dopo l'incarcerazione, e pare che sia riapparsa in più occasioni nel chiostro di Santa Radegonda a Milano, dove ancora oggi si dice la si può vedere mentre inveisce contro il padre. Il fantasma di Olimpia Pampiri vaga ancora per la piazza su di una carrozza trainata da splendidi cavalli neri. In molti asseriscono di aver udito le sue risate indirizzate alla popolazione romana. La vita le riservò un ruolo di prestigio e potere, ma non riuscì mai a far breccia nel cuore dei romani. Oggi la sua vendetta consiste nello spaventare a morte i malcapitati che passeggiano di notte per Piazza Navona. Ad Aosta si trova uno dei castelli più belli d'Italia, il castello di Fenis, che è anche visitabile. Bene, qui molti turisti hanno asserito di aver sentito schiamazzi e passi provenienti dal piano superiore del castello, ma la stranezza è proprio che questo piano è completamente sigillato da secoli e quindi off limits, sia per i visitatori sia per gli addetti ai lavori del castello. La novità è che un gruppo di studiosi di fenomeni paranormali ha chiesto il permesso all'assessorato ai beni culturali della regione valdostana per indagare sul fenomeno. Nei dintorni di Voltri, in provincia di Genova, esiste una delle case infestate più famose d'Italia. È chiamata proprio la Casa delle Anime ed era una vecchia locanda dove i gestori, una famiglia con gravi problemi mentali, uccidevano tutti coloro che si fermavano a rifocillarsi e dopo li gettavano in una grande fossa comune.
Questa costruzione abbandonata fino al dopoguerra è stata poi abitata da una famiglia che ha testimoniato più volte di fatti strani e visioni misteriose. E con questo, anche oggi, abbiamo terminato. Chiaramente, la lista dei posti infestati da spiriti e fantasmi non finisce qui. Dunque, se siete curiosi di sapere quali altri posti siano infestati, non vi resta che rimanere sintonizzati su questo canale. Real Horror vi dà appuntamento al prossimo orrore.